Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento, l'ultimo prima dell'estate, con le analisi e previsioni di Fibot. Collegato insieme a me, appunto, c'è Davide Spinelli in arte Fibot. Buongiorno, Davide. Ciao, ciao Enrico. Ciao a tutti i Ecco. partecipanti. Oggi ci sono tanti partecipanti perché tu la settimana scorsa hai preso con le tue analisi cicliche praticamente tutti gli strumenti, nel senso che hai fatto delle, diciamo, degli studi veramente ottimi e infatti abbiamo ricevuto tutta una serie di complimenti, addirittura su Facebook abbiamo visto che qualcuno, insomma, si lamentava del fatto che non ci saranno poi le sessioni registrate, non quella di questa volta, ma quelle successive. Raccontaci un po', è andata proprio bene questa settimana. Ma direi che i mercati hanno fatto, fra parentesi, quello che dovevano fare, ovvero una volta arrivati a finire i tempi che avevano a disposizione, hanno invertito e hanno invertito su dei target che io avevo dato la volta scorsa e che questa sera farò vedere anche in parte come si calcolano, comunque come li calcolo, e questo sarà argomento di un corso che intendo sostenere da settembre in poi online, quindi senza bisogno di spostarsi e venire in sede come diciamo, i corsi fatti in maggio e giugno, imparare a tracciare proiezioni o ritracciamenti di Fibonacci legati a un discorso temporale è un qualcosa che si può imparare anche online. Quindi direi che questa è un'idea che ho in testa, vediamo se durante il mese d'agosto e i primi di settembre riesco a metterla poi giù in modo concreto. Di solito quando mi metto un'idea in testa, poi o in breve o un po' più di tempo vado in fondo e la rendo operativa. Per cui Beh, vediamo io devo un po'. dire Intanto che stasera tutti quelli tante che cose hanno. interessanti verranno fuori. Io devo dire che tutti quelli che hanno seguito il tuo corso sono rimasti super contenti. Ho parlato già a Rimini con Fabio Lari, con tutta una serie di persone che hanno la chat su Telegram e quant'altro, e tutti hanno detto: cavolo, il metodo di Davide è assolutamente interessante. Fai un trading molto più rilassato, meno operazioni, però diciamo che vivi molto più sereno. Io ti passo lo schermo, ti faccio diventare relatore, così almeno non rubiamo altro tempo a tutti gli amici che ci stanno seguendo e andiamo avanti con le analisi, così vediamo appunto i vari punti di stop, di target e come appunto si può operare. Grazie Enrico, ti ringrazio della linea, buona serata ancora a tutti e buona giornata a chi vedrà questo in registrata nei prossimi giorni. Vedete lo schermo? Tutto a posto Assolutamente Enrico? sì, tutto bene. Perfetto. Per cui andiamo intanto subito alla scaletta. Iniziamo con euro-dollaro, cable e dollaro-yen. Poi proseguiamo con oro, bund tedesco e treasury bond americani, mercati europei e chiudiamo con i mercati americani che continuano imperterriti la loro corsa al rialzo. Io direi che possiamo partire, partiamo con l'euro-dollaro. Allora, la scorsa vi avevo detto che chi era long poteva stare tranquillo, così è stato. Eravamo a mercoledì 18 luglio, quindi una giornata dove l'euro dollaro aveva praticamente picchiato letteralmente sul mio target, uno dei più importanti che avevo, visto che venivamo da 1,14. 14/1,15, io avevo dato 1,1585 e mercoledì 8 luglio il massimo è stato 1,1583, quindi un qualcosa che se uno lo racconta fatica da crederci, però qui ci sono delle righe che sono rimaste tali e quali, naturalmente nessuno le ha spostate, per cui questo è. L'euro-dollaro si è fermato un giorno o due, per cui a livello eliottiano noi abbiamo fatto diciamo, la prima onda che era questa 1A, la seconda che era 2B ed era partita la terza. Terza onda che è la rosa, quindi che dovrebbe essere almeno 3 onde,
quindi vediamo come la 1 si è sviluppata in questa, la 2 dopo aver fatto un flat, poi la 3 a sua volta si è creata una estensione interna. Vedete come mentre i numeri 1, 2 e 3 sono in rosa, i numeri 1, 2, 3, 4, e quindi ora ci dovrebbe essere una cifra che non si fermi a tre onde, sono in blu, ovvero questo movimento, che a mio avviso dovrebbe essere impulsivo, è all'interno del movimento di ciclo maggiore, ovvero quello che va da 2 a 3. Però guardiamo le cose importanti, diciamo, su quello che è sugli ultimi giorni, e io dico perché è successo. Poi per me è facile dirlo, per voi magari è un po' più difficile crederlo, però vi faccio vedere alcune cose. Allora, intanto guardiamo come. Facendola mia progressione, allora il mio target di questa salita è diciamo quello ottimo 1,16,93, poi quello esteso invece 1,18,96,19. Ciò vuol dire che al prossimo giro, se ci sarà, quindi ora ci aspettiamo, in questo momento sta facendo la 4, questo 1,1585, 1,1587 è il limite massimo perché possiamo dire la 4, quindi continui il rialzo. Se in questi giorni non viene rotto il livello, l'euro-dollaro probabilmente andrà a cercarsi un nuovo massimo. Allora, o fa una 5 tronca, quindi non supera questo 1,1713 precedentemente fatto, ovvero ieri, come massimo, e quindi magari si ferma 1,1693, che era il mio target, uno dei miei target più importanti, oppure potrebbe allungare 1,19. Fra l'altro, in questo mensile avrà tempo fino al 3 di agosto, quindi ancora 8, 10, 7, 8 giorni da poter sfruttare. Però vediamo come questo livello di 1,693, andiamo a vedere se me lo riporta anche sul movimento interno. Fantastico. Vedete che lo stesso identico movimento con una percentuale di proiezione diversa me lo riporta esattamente sempre a 1,1693. Quindi direi che a 1,1693 noi stavolta ci mettiamo una linea orientale super mega grossa, perché questo è il riferimento per tutto il prossimo movimento dell'euro-dollaro, ovvero se passa 1,693 in chiusura, vedete che ieri si è avvicinato, l'ha passato di un giorno, poi ha creato una forma di doji, e quindi perfetta per venire a fare come si dice, lo storno, quindi l'onda di correzione che sta facendo, penso anche oggi, perché quando 2 ore fa ho dato un'occhiata e quindi ho tracciato questo segmento, che è quello di oggi, era arrivato a 1,16,12, non so cosa sta facendo. Comunque, una volta che dal di qui abbiamo una rottura di 1,15,85 e quindi abbiamo 1,4 finita e andiamo a fare la 5, o si ferma sotto 1,1693, trovo due target belli importanti qui, 1,1826 e abbiamo detto prima 1,19. Poi se si vuole esagerare abbiamo anche un 1,2040. Come al solito le righe ve le lascio, vedremo cosa succederà a questo punto a settembre. Comunque intanto ogni tanto potete dargli un'occhiata, potete fare uno screenshot, potete muovervi come meglio volete, però ribadisco il discorso della volta precedente, di mercoledì presente: se siete long al momento è ancora prematuro, possiamo anche mettere un canale di controllo che
che a occhio mi sembra sia, infatti, guardate, è praticamente quasi parallelo, è passato leggermente sopra al trend supportiva che partiva dal 20 giugno con appoggi il 13 di luglio. Quindi, fino a che non abbiamo anche la 21, che vedete, sta praticamente fra qualche giorno sarà parallela anche questa sia sì, al canale che alla trend line. Quindi, tutti questi tre sostegni sono quelli che, diciamo, faranno da supporto a tutti i movimenti in atto. Per cui, se è vero che questa è una 1, 2, 3, noi ci dobbiamo aspettare ancora una 4 e una 5. Se così fosse, facile che possiamo andare a vedere 1, 18, 26, 1, 19 e 1, 20 e 40 come punto estremo, dico. Poi, naturalmente, dipenderà sempre quando finirà questa 3, quanto stornerà questa 4, che a questo punto non deve andare sotto a 1,1450, e il target che andremo a cercare poi per l'onda 5. Quindi io direi che sull'euro problemi a chi è long per il momento non ce ne sono, naturalmente sempre un discorso di medio termine, quindi sempre un discorso di size ridotte, per cui ognuno ha il suo portafoglio e sa benissimo come muoversi in base a quello che è, diciamo, la sua, come lui affronta il rischio. Io sono sempre molto prudente, per cui o vado con delle opzioni, qui abbiamo cavalcato abbastanza bene, sia un conto trend, quindi prima abbiamo comprato le call, poi abbiamo venduto il fisso sulle call, abbiamo ricomprato, poi abbiamo venduto anche le call. Quindi questa è un'operazione che è venuta bene, l'abbiamo portata a casa a questo punto. Punto, entrare in questo momento long mi sembra un attimo sforzato, vediamo un po' lo storno dove arriva e quando arriva, soprattutto in che tempi mi va a creare. Questa era l'euro dollaro, poi tornate voi se ci sono fatte domande e vediamo di rispondere. Poi quello successivo in scaletta è il cable, quindi GBP spot daily. Chiamo. Allora, sul cable, la volta scorsa, 21 giugno, andiamo a vedere in che posizione eravamo. Scusate, 19 luglio. 21. Allora, vi avevo detto che ero positivo perché dopo un minimo 31 giugno, il minimo successivo, il 12 luglio, era assolutamente più alto. Per cui, quando io mi trovo due minimi crescenti, fino a prova contraria, il mercato lo considero assolutamente positivo. Quindi, andarci dentro. Qui andiamo a vedere cosa è successo praticamente nelle nostre proiezioni, quindi nei nostri target, vediamo come si è mosso il mercato. Qui il primo target l'avevamo a 1,30. Il secondo a 1,3243. A mio avviso questo 1,3247 è un ottimo target di arrivo qualora non venga rotta la trend line. In questo caso ora siamo diciamo nella terza onda o seconda largata della terza onda ABC 1,2,3, questo non lo sappiamo, 1,2, quindi abbiamo tutto il movimento che deve andare alla 3, 1,3247 che è il target più accettabile. Un altro target importante era quello che derivava dal, perché questo è tutto un movimento, in questo momento correttivo rispetto alla discesa che c'è stata per via della Brexit, cui un movimento
Interessante. Lo troviamo anche facendo il ritracciamento. Vedete che il 50%, lo vedete qui, di ritracciamento di tutta la discesa, che a mio avviso è un'onda 2 e 3, quindi siamo in un momento comunque di discesa, il conteggio secondo il mio metodo è questo, quindi la partenza della discesa in giugno 2015, prima onda di ribasso, secondo di storno, 3. Quindi questi bei movimenti violenti che costano distinguono sempre la terza onda, e in questo momento siamo alla quarta. Allora vedete che lo stesso livello di 1,3247 che vi ho dato prima è confermato da 1,3249, che è esattamente il 50% di questa onda 3. Quindi penso che questo possa essere un target buono. Più ambizioso sarebbe 1,3518, ma soprattutto non deve andare sopra 1,3824. Se vogliamo aspettarci poi una ulteriore discesa, quindi la onda 5, che a livello temporale dovrebbe venire nel 2018 e potrebbe portare i livelli più bassi rispetto a quelli della Brexit, o comunque abbastanza similari a questi. Quindi il cable al momento, quindi noi restringiamo i time frame, guardiamo quello che ci interessa. Io sono long di breve medio periodo e rimango tale perlomeno fino a che non ho una rottura della trend supportiva, e vedete come anche la media in questo momento sta viaggiando esattamente parallela alla trend. Quindi mi aspetto una rottura massimo precedente di 1,3128 con approdo a 1,3250 circa. Ultimo cambio, vado a vedere il dollaro yen. Se vi ricordate, il dollaro yen è stato un mio cavallo di battaglia, perché in tempi non sospetti, ovvero circa un mesetto fa, vi avevo ventilato l'idea che si potesse, che potesse essere in formazione un bel triangolo, che un triangolo di Elliott dice tante cose perché è la penultima dei movimenti, e questo triangolo A, C, D, E, nonostante avesse fatto una falsa rottura diciamo, del cuneo, si è poi rivelato giusto, quindi ha formato tutta l'onda B. E vi ho detto che mi aspettavo una onda C in 5 movimenti interni. Il mercato è sceso fino a questo punto, poi vedremo perché si è fermato qui, e ha formato la prima onda. In questo momento sta stornando a rialzo, quindi direi che siamo sulla seconda. Mi attendo che possa anche fare un pullback volendo sul cuneo precedente, per poi fare 3, 4, 5 e andare nel mese di agosto a dei target importanti tipo 170. Di certo immagino che possa bruciare questo 110 e 16 che vi ho dato la scorsa, ma 107,50 potrebbe essere già un buon inizio di movimento. Se poi vuole fare ancora, ne abbiamo uno qua sotto a 103 e 12. Allora, sul dollaro yen avevo fatto qui ho visto un ritracciamento di questo tipo. Vedete come oggi, ad esempio, almeno fino a 2 ore fa, il 38,20 di ritracciamento, che è 112,09, aveva intercettato esattamente il massimo. 4 ore fa il massimo era 112,08, penso 09. Mi aspetto però, naturalmente essendo una onda 2, che quindi dovrebbe fare una C, quindi potrebbe stornare e poi crescere ancora ed arrivare o a fare pullback sul discendente, o qui abbiamo il 61,8 che è a 113,02, quindi sono due livelli
a mio avviso molto interessanti per poter shortare il dollaro yen. Naturalmente, in questo caso, la cosa migliore da fare sarebbe aspettare la rottura del minimo del giorno precedente. Quindi, magari questo adesso mi scende, che ne so, domani, dopodomani, a 3-4 giorni di salita, con tutti i giorni dei minimi crescenti. La prima volta che vieto il minimo del giorno precedente, si può entrare short con stop, naturalmente sul massimo del giorno precedente. Dicendolo così sembra tutto facile, poi quando si va, diciamo, sul mercato, uno deve tarare in base alla larghezza degli stop e al suo size, però questo direi che potrebbe essere tranquillamente un argomento che si può imparare al corso online che intendo fare nell'autunno. Sul dollaro yen direi che abbiamo detto tutto, al momento non ho un riferimento per il ribasso, il riferimento l'avrò solo quando questo movimento, praticamente, che potrebbe fare, come dicevo prima, un qualcosa di questo genere, se così fosse, quindi se la 2, se l'onda 2 fosse, diciamo, il movimento classico ABC, allora a quel punto avrei la possibilità di, partendo da di qui, di creare la mia trend discendente che diventa resistiva e mi accompagnerebbe nell'eventuale terza, quarta, quinta onda, se la previsione che ho io in mente, poi il mercato la farà. Naturalmente il mercato fa quello che vuole, come sempre, noi ci adeguiamo, però almeno abbiamo dei punti di riferimento abbastanza importanti perché abbiamo dei livelli e vediamo come i livelli funzionano veramente tanto. Con questo io direi che la parte l'ho terminata, vediamo se ci sono le domande da casa. Ora si vede tutto nero, no, gli altri devono andare. Solo Marco non vede, mi sembra che gli altri vedano tutti. Raffaele mi chiede, per chi volesse entrare su Eurodollaro, e l'ho detto, aspetterei uno storno. Entrare su Eurodollaro adesso al rialzo è un po' tirato e al ribasso è presto. Quindi andiamo avanti con la seconda parte. Abbiamo detto che partiamo con il gold. Allarghiamo il grafico. Allora, vediamo subito come eravamo messi. Allora, se vi ricordate, il gold ve l'avevo dato al rialzo perché in questo caso, ovvero dal 10 marzo al 7 luglio, ha praticamente sfruttato quasi tutti i giorni disponibili per chiudere il trimestrale. Praticamente il trimestrale terminava il 13 luglio e il 10 luglio è partito. Quindi già io il mercoledì, il 12 luglio, vi dissi attenzione perché qui i giorni erano finiti sia del trimestrale che del mensile, perché anche il mensile finiva il giorno della trasmissione. Tutto questo può essere un buon punto di svolta per ripartire, perlomeno per fare uno storno tecnico e comunque dopo una fase di ribasso crearsi le prospettive per fare un rialzo. Il mercato effettivamente l'ha fatta. Vi ho dato anche, già l'altra volta vi avevo dato dei target importante per l'oro, per il gold. Io ho dato 1,2390, 1,2480 e 1,26. Per il momento abbiamo un massimo a 1,259, quindi il target, diciamo, quello più bellicoso, ha fermato il primo impulso. Vedete che è un impulso, è un movimento a 5 onde, 1, 2, 3, 4, 5, quindi termina o l'inizio di un nuovo impulso rialzista di ben ampio raggio, o comunque la prima di tre onde di correttive.
Naturalmente, essendo un 5 onde, quindi un zigzag, non sapremo mai fino alla fine della terza onda, quindi se tornerà indietro, se invece a questo punto 1260 non verrà rotto al ribasso, abbiamo anche la 4 e la 5, quindi tutto sarebbe un impulso rialzista molto molto importante. Andiamo a vedere qualche dato. Del perché, ad esempio, fermato su questo livello, possiamo crearci questa importante proiezione. Con questa proiezione io ho 1, 2, 59, 80. Il mercato si è fermato a 1, 2, 58 e 90, ovvero neanche un po' di differenza. Questo è un modo per trovare la proiezione. Questo invece è un altro. Lo mettiamo dunque. Facciamo che cancelliamo quell'altro, mentre non si vede. E l'altro mi porta 260,20. Quindi vedete che due proiezioni diverse, fatte in modo diverso, portano esattamente l'identico risultato. Ed il mercato lì si è fermato. A livello di tempo siamo perfettamente in linea con il mensile. Andiamo a vedere quanti giorni sarebbe durato questo movimento. 34, so che 32 è la mia cara vita, quindi l'ottimale. L'oro è particolarmente sensibile ai numeri calamita. Chi ha fatto il corso sa di cosa parlo, e anche questa volta non ha smentito. Comunque ha fatto un movimento di 34 giorni contro i 32 che sarebbe stato quello didattico, quello ottimale. Per cui, visto che oltretutto questo è il primo dei movimenti di un strade, diciamo, dei massimi, per cui io mi aspetto che qui ha già dimostrato forza, per cui uno storno non esagerato, quindi diciamo da non portarlo sotto, vediamo anche questo livello qui, 1,225, vedete se l'oro rimane sopra 1,225, io mi aspetto un rialzo abbastanza che potrebbe accompagnarci durante tutta l'estate. Una cosa molto molto bella e interessante, invece l'ho trovata sul dunque, Bund e DAX, Bund e Treasury Bond, dove però li abbiamo nell'altra piattaforma, quindi adesso apriamo l'altra piattaforma che è questa. Allora, guardate un po' il Bund tedesco, come è stato bravo e ci ha fatto praticamente, ha messo in pratica tante tante cose che si imparano su Elliott e Fibonacci. Allora, intanto vi faccio vedere. Vediamo se riesco ad allargarvelo in maniera che avete. Ok, più schermo. Allora, guardate due o tre cose. Non so chi di voi sa che calcola anche il discorso dei tempi, e l'ho studiato io nel lontano 2011-2012, i rapporti, ovvero fra un movimento e l'altro correttivo. C'è sempre un rapporto di questo tipo: o sono uguali, o sono la metà, o sono il doppio. Guardate cosa è successo qui. Allora, questo rialzo dall'11 di maggio al 14 giugno sono 24 giorni di borsa, 24 barre. Il rialzo dell'ultimo giro che ha fatto, dal 7 luglio al 24 luglio, sono 11 barre. Togliamo questo 11 a 12 perché barre giornaliere, magari se andiamo a vedere i massimi, l'orario corrisponde poi a 12 o a 23 di là, che comunque sia, siamo alla metà di questo. Ma guardate il rapporto fra questa onda correttiva, che a mio avviso era una 4, rispetto a quella precedente che era la 2. La precedente era 6 barre, quella 4 è 11 barre, 11 barre. Quindi anche in questo caso vedete come la 4 rispetto alla 2 è il doppio.
ma la quarta rispetto a quella precedente è la metà. Quindi vedete che i rapporti continuano, quindi anche a livello ciclico. E questo è un qualcosa che pochissimi utilizzano perché di solito diciamo, viene utilizzato per le onde e non i tempi. Invece l'abbinamento onde, tempi e target diventa un qualcosa di veramente molto molto interessante. Andiamo ai nostri giorni, vediamo perché potevamo aspettarci questo ribasso violento. Allora, un ritracciamento è questo. Cosa mi dice? Questo qui mi dice 162 e 80. Il mercato 2 giorni fa si è fermato a 162 e 67, quindi 17 centesimi. E poi ha perso più di una fila, perché ieri ha fatto da 162,60 a 161,55 per voi intera. Tenete presente che su un contratto Bund una figura sono 1000 euro, quindi ragionate un po' voi. Anche in questo caso un'entrata alla rottura del candela del giorno prima, ovvero a 162,26 con stop a 162,67, quindi 50 punti, ovvero 100 euro, avrebbero portato solo nella giornata di ieri da 162,25 a 161,50, 750 euro di utile. Quindi avrei rischiato 500 per preso già in una sola giornata 750, ovvero il 150% del rischiato. Quindi naturalmente queste sono cifre che vanno bene per chi ha conti belli danarosi, ma penso sicuramente sul mercato ci saranno anche CFD o qualcosa del genere che, per il quale si possono poi parti, quindi frazioni del Bund originale. Comunque per dirvi come i target fatti in questa maniera servono. Vediamo di farlo invece in un'altra maniera. Guardate qui, questo è clamoroso. Qui praticamente ho 152,67 e 2 giorni fa il massimo è stato 162,67. Penso che questo sia un qualcosa che va ben oltre a tutto quello che si può credere che sia, cioè quando diciamo i mercati sono non telecomandati, ma sanno già cosa fare, sanno dove devono andare, finché non arrivano lì, non in breve, non torno indietro. Quindi questa è un'altra ampia dimostrazione di come questi studi siano assolutamente fondati, si tratta solo di approfondirli e poi applicarli. Penso che stessa cosa la vediamo nei Treasury americani. Nel Treasury americano addirittura ha fatto un gap clamoroso, che è questo. Guardate, praticamente ha chiuso a 125,14 2 giorni fa e ieri è aperto a 124,20. Praticamente si è mangiato un punto, una figura, ovvero 100 dollari ogni contratto, che costa 125, che costa 12.500 dollari, di suo, direttamente, praticamente. Andiamo a vedere anche qui TLT. Avevamo anche qui delle lezioni, secondo me, importanti. Di lezione 126,03 di massimo. Quindi, ancora una volta, in questo caso, le proiezioni assolutamente hanno un significato. Al momento, su TLT, abbiamo fatto un'ottima operazione, avevamo comprato le put in questa zona qui, poi qui abbiamo comprato il fisso,
venduto esattamente il giorno del massimo perché era appunto vicino a un target e anche a livello ciclico praticamente era assolutamente accontentato tutto quanto ed oggi siamo rimasti con le put in mano e quindi stiamo cavalcando questa di sé. Qui ha fatto una 1-2, 1-2-3-4-5 ABC, quindi 1-2, mi aspetto in una 3. In 5 onde, siamo ancora nella prima. Penso che il Treasury americano con i TLT, che sono gli ETF che si possono dare utilizzando broker tipo Interactive Brokers, come poi diciamo investire.biz ti può proporre, un target bellicoso ma assolutamente attendibile è 120, 120 e 25. Considerate che il movimento è partito da 126, quindi parliamo di punti, oltre il 3% in un obbligazionario, sono veramente tante cose. Allora, vediamo se c'è qualche domanda prima. E adesso. Rivediamo più tardi. Andiamo sui nostri mercati, sui nostri indici, poi vediamo, riusciamo ad avere anche tempo per dare un'occhiata al silver e alla crude oil che mi avete chiesto. Allora, andiamo a vedere prima i soliti paragoni dei tre mercati. Però in realtà non mi ha voluto scompaginare. I soliti termini di paragone. Allora, ancora una volta abbiamo l'indice italiano che si dimostra il più forte di tutti, sta andando seriamente a, non dico minacciare, ma possibilità di fare almeno un doppio massimo in area del 1800. Vi avevo dato l'altra volta 21.770 di possibile target, 21.430 se l'è mangiato senza problemi. La media 21 ha sostenuto i 2 giorni di ribasso che si è fatto, mentre gli altri scendevano, il nostro o rimaneva fermo o saliva. Quindi dei tre, ancora una volta il migliore. L'ultimo che penserei di andare a shortare, e quindi direi che il canale sta tenendo bene. Se lo restringiamo, lo vediamo assolutamente. Sta facendo tutto quello che deve fare. Questo segmento a questo punto lo possiamo togliere perché è stato rotto. Inseriamo le 1 invece nella parte esterna, ed è quello che guiderà il rialzo fino al momento in cui naturalmente verrà rotto. In questo momento abbiamo fatto una le prime 2 onde, direi, quindi una 1 e una 2. Vorrei vedere a questo punto una possibile proiezione per farci l'idea di un target. Uno più o meno ve l'avevo già dato nell'800, esattamente il massimo precedente. Passato 21.800, 22.100 e 22.867. Questi sono i target, mettiamoci delle nostre righe solite verdi, poi li lasciamo lì. Un mese, andiamo a vedere cosa è successo. Questo l'ho già dato, 22.110, duplichiamo la linea. Ok. Lo stocks lo vediamo per ultimo, vediamo il DAX. Il DAX ha fatto un movimento, anche questo importante, perché al momento è riuscito a rompere il livello dell'1, cioè 12.316. E quindi ha invalidato un possibile impulso al momento ribassista. Anche questo non sia semplicemente un movimento interno e quindi che la 3
bassista deve ancora terminare, e per cui dopo poi la 4 allo rialzo si troverebbe sempre queste 12.320 di resistenza che deve oltrepassare. Naturalmente qui il discorso di andare long è un attimo per me, perché abbiamo la media 21 che sta scendendo, abbiamo la trend che sta scendendo, però comunque il DAX anche questo ha preso un respiro. Di certo non ha la forza dell'indice FIB, del nostro MIB. Andiamo a vedere invece lo STOXX di qua, che è sicuramente più pulito. STOXX Index. Spostato. Ok, allora qui ho fatto una serie di considerazioni che adesso vi do. Allora, intanto ci potrebbe stare questa figura come esaurimento di ribasso. Vediamo che qui siamo venuti giù contro onde, siamo andati su contro onde, siamo venuti giù contro onde. Quindi è il discorso di finale di movimento. E quindi al momento non abbiamo nessuna autorizzazione a dire che non può succedere. Poi vediamo anche come le onde ribassiste, 1, 2, 3 e 4, al momento sono ancora in voga, per cui nessuno ci vieta di pensare a 5 onde di ribasso, che sono quelle che vi avevo dato l'altra volta, però anche in questo caso c'è l'1, la 2 interna, la 3, la 4, che è questa, ha già superato il movimento praticamente estremità da 1. Per cui o questa è tutta correzione, quindi l'onda 4 può finire in questo punto qui, finisce in questo, e questa è sempre la prima e la seconda, questo lo vedremo se non avremo un oltrepasso in alto di 3.530. Di certo però lo STOXX ha, diciamo, negato quella violenza ribassista che sembrava aver messo insieme 2 o 3 giorni fa, quando ha perso un'altra da 3.500, si è trovato a 3.436, per cui abbiamo fatto uno short, l'abbiamo chiuso bene, 350 punti, tanto quelli li abbiamo portati a casa. Allora, vediamo un attimo, mi ho fatto qualche punto sullo STOXX. Allora, 1 proiezione a ribasso, me l'ero creata. Ah. In questo caso avevo 3.414 e il mercato in questo caso non c'è arrivato. Invece, di 3.434 praticamente ha fatto di minimo 3.431, quindi questo è stato, direi, molto, molto attendibile. Poi il tempo, anche qui abbiamo che, se noi guardiamo i giorni passati al rialzo, diciamo, della seconda onda, e poi guardiamo quelli della quarta onda, vediamo come in uno sono 7, nell'altro sono 10. Allora, mi dimenticavo di dire che comunque 0,618 è sempre un qualcosa di attendibile anche sui giorni. Se io prendo la calcolatrice, faccio 17 per 0,618. Vedete che mi dà 10 giorni e 50, esattamente il periodo di salita da un'onda all'altra. L'altro che vi voglio fare è questo, che in base al tempo di prima salita, vedete, in automatico mi ha dato il riferimento successivo
che è il 20 giugno, esattamente il giorno in cui ha fatto il massimo, anche in questo caso. Quindi vedete come premi, date, cicli, tutto converge a dare gli stessi riferimenti. E quindi un movimento di questo tipo, con un riferimento di data, con un riferimento ciclico, naturalmente è un target rotto soltanto durante il giorno e non in chiusura, perché se andiamo a mettere i prezzi solo della chiusura, se ha voglia di prendermelo. Vedete come il target ha tenuto e addirittura non si è più avvicinato. Quindi, ricapitolando, sullo stocks non sono più negativo come lo ero la volta scorsa, il movimento al rialzo è stato sfruttato, la rottura al rialzo di questo livello di chiusura 1478 ha fatto perdere forza al ribasso. A questo punto mi attendo una possibile continuazione del rialzo in corso, vediamo se la trend resistiva passa attorno a 3.510-3.515, fermerà almeno momentaneamente il rialzo in corso, o se invece i mercati continueranno imperterriti a salire. Quindi l'idea, come vi fa vedere, di Cuneo a livello di esaurimento di questo ribasso che praticamente viene dal 15 di maggio, non mi piacerebbe perché è lo stesso movimento che ha fatto il Nasdaq 2 settimane fa. A proposito di Nasdaq, direi che possiamo vedere. Beh, fatto indici americani, stavolta rispetto alla volta scorsa, c'è un poco da dire. Ovvero, mentre la volta scorsa c'era qualcosa che andava, che non andava, qualcosa andava di più, qualcosa andava di meno, stavolta ho preso la corsa tutti e quattro. Quindi vedete, con Standard & Poor's, massimi tutti i giorni, massimi storici nuovi. Il Dow Jones, quassù era partito prima, era rimasto un po' fermo, ma oggi era quello che andava di più di tutti, almeno fino a qualche ora fa. Il Nasdaq, dunque, non ne parliamo, dopo lo vedremo meglio. Anche il Russell, che sembrava tergiversare, ha preso la corsa, per cui cosa qui? Chi è al rialzo ha i soldi in cassaforte, ogni tanto si porta a casa qualcosa, chi vuole andare al ribasso per il momento tocca aspettare. Chi è andato al ribasso spero si sia stoppato, perché diversamente, a meno che non abbia delle opzioni come faccio io, per cui lo stop è intrinseco dentro l'opzione, più di tanto non si può perdere, altrimenti sono bagni di sangue veramente che da tempo vengono fatti per chi pensava da settembre dell'anno scorso che il mercato sarebbe crollato. È passato quasi un anno, il mercato sta facendo nuovi massimi, non dico ogni mese, ma addirittura qui ogni 10 giorni, ogni settimana, quasi ogni giorno. Guardiamo lo Standard & Poor's, tanto che l'abbiamo sotto mano. Sullo Standard qui vi ho dato dei livelli, guardate, in uno ci siamo adesso, praticamente ieri ha fatto il massimo a 2.431 e io vi ho dato di livello 2.482,15. Quindi questo è un possibile target. Non so cosa fa, mi aspetto comunque, avendo fatto una 1, 2, 3, da 4, quindi comunque uno storno non di gran cosa, però qualcosa deve ascendere senza andare a infrangere 2.454, poi approdare a due target successivi che vi ho dato la volta scorsa, 2.095-2.500. Vediamo se oggi c'è qualcosa di nuovo a livello dei target. Comunque, vediamo un po', visto che a mio avviso qui siamo su, abbiamo fatto una 1, 2, 3, 4, quindi siamo su una quinta onda. Andiamo a vedere se riusciamo a avere qualcosa di importante su questa onda. Allora, 2.490 è il target, diciamo, della proiezione che avrei basandomi su quello che è la prima onda che abbiamo di qua. Poi
Vediamo se me lo ripete anche facendolo interamente. 2487, quindi area 2490 è seriamente candidata per fermare, diciamo, almeno temporaneamente il balzo delle ultime 2 settimane. Sopra l'area 2490 abbiamo l'area 2500. Quindi fra 2487 e 2100 direi che possiamo intercettare un massimo perlomeno relativo di periodo. Anche qui, inutile ripetere, chi è long stia buono, bello e tranquillo, chi è short non ci sia nessuno che sia short, teniamo presente che dei riferimenti anche a livello di trend ne abbiamo veramente pochi, questo può essere uno molto stretto. Ma monitoriamo a vista, qui non abbiamo veramente nulla che possa al momento presagire ribasso. Ci vorrebbe magari una notizia che magari verrà fuori mentre io parlo, non ho idea, però al momento tutto è tranquillo. Andiamo a vedere invece di qua il Nasdaq. Allora, sul Nasdaq abbiamo messo un bel po' di cose. Allora, intanto abbiamo fatto la ABC al ribasso, questo è stato quel disegno che avevo detto come dovrebbe anche venire fuori sul nostro Stoxx. Qui avevamo 2 segmenti praticamente che andavano a comporre un Q di esaurimento del movimento. Alla rottura di questo il mercato è partito e sono partiti soprattutto tutti i cicli nuovi. Quindi sono partiti settimanale, quindicinale, mensile, a mio avviso anche trimestrale e semestrale, creando fra l'altro un vincolo molto importante al rialzo, perché avendo rotto la base di partenza quasi subito, questo mercato si è obbligato a creare nuovi massimi ogni 40 giorni. E infatti in questo momento ha rispettato l'impegno perché sono passati al massimo precedente dopo 27 giorni di borsa, quindi un mese, una settimana, l'ha rotto e quindi ha creato una nuova condizione di obbligo di massimi successivi. Andiamo a vedere se abbiamo qualche correzione importante. Allora, una proiezione avevamo a 5.940. 5.940 è stata esattamente l'apertura. 5.000 sulla lettura del 24 luglio. Oggi lo dovrebbe aver, ieri non ha chiuso più alto, quindi questo target qui avrebbe al momento tenuto. Oggi non so quanto chiuderà, però se dovesse essere sotto 5.090, questo è un target molto interessante. Teniamo presente che quello successivo è a 6.160, quindi questo è uno. Poi un'altra cosa importante, guardate qui cosa succede, Bonacci. Allora, qui succede che se questo conteggio è giusto, ovvero se questa è la 1 interna di quello che dovrebbe essere tutto un movimento, questa è la 2, questa è la 3, questa è la 4, vedete come la 3 è più corta della 1. Ma siccome con Elliott la onda 3 non può essere la più corta delle 3, onda 5 non può a questo punto, per discorso transitivo, essere più lunga dell'onda 3. Allora noi andiamo a misurare
vediamo come il 100% di onda 5 è 6.008, quindi abbiamo già un livello di 6.002, direi che il movimento, almeno questo primo movimento, se è il primo o l'ultimo, questo non lo potremo sapere per il momento, dovrebbe non andare oltre a 6.008, altrimenti questo conteggio qui diciamo non è giusto e verrà poi rettificato. Comunque teniamo per buono il discorso di target 6.000, perché target 6.000 è qualcosa che possiamo scrivere anche bello in grande. Anche qui mi piacerebbe poter ipotizzare un possibile cuneo di chiusura, quindi un possibile ending, che potesse essere qualcosa fatto in questa maniera qui. Vedete come si stringono e potrebbero terminare la sua corsa attorno ai 6.000 punti in questa zona, quindi fare le classiche 5 onde a rialzo, ma facendo dei movimenti più piccoli, ma laterali, crescenti, fino al momento in cui non viene rotto, e allora a quel punto tutto il mondo sarebbe finito e dovremmo vedere che movimento sarà stato, se è stato un movimento importante o di esaurimento o di inizio per un nuovo ciclo rialzista, che l'America non finisce mai di stupirsi. Un canale che possiamo a questo punto mettere per monitorare. E questo lo faccio vedere in grande, per cui il Nasdaq, fino a che rimarrà sopra, diciamo che domani è attorno a 3.920, poi a crescere, naturalmente non darà nessun segno di cedimento e quindi nessuna indicazione per andare short. Io direi che ho terminato tutti diciamo, quello che ho in programma. Vediamo un attimo le vostre domande. L'audio disattivato? No, perché mi stanno scrivendo. Allora, andiamo a vedere se riusciamo a mettere dentro anche il crude oil e il silver. Vediamo se li ho di qua. Allora, io sul petrolio vi ricordate ero positivo, non sono rimasto, al di là che non so oggi come si stia muovendo, però guardiamolo qui diciamo, con le chiusure. Vi ricordate, vi avevo detto il rialzo era dovuto soprattutto al fatto che finivano i giorni del quale, quindi è partito un nuovo almeno semestrale diretto, appunto, probabilmente anche il secondo annuale del biennale in corso. Qui abbiamo avuto il primo movimento ABC, perfetto come onda 2. A questo punto abbiamo un'onda 3 che è appena partita. Abbiamo la trend, qui se vogliamo mettere anche con le barre o con le candele non cambia niente. Abbiamo il segmento che ci sostiene, abbiamo un bel movimento a rialzo, i massimi precedenti rotti, un target a questo punto vicino che è 49, ma quello che abbiamo segnato bello in grosso era 52,27. A questo punto, anche visto che è finita l'onda 2, verificare se abbiamo dei target nuovi importanti. Direi che vengono confermati 49, 49, 14 e i 52, 44, che è diciamo, il target esteso di questa onda. Mi piace molto. Vi devo dire che rispetto alla negatività che c'era fino a un mese fa, il petrolio in questo momento intanto sta facendo una correzione. Poi vediamo se questa sarà solo una correzione o l'inizio di un nuovo movimento a impulso rialzista. Quindi abbiamo accontentato chi mi aveva chiesto il crude oil, Michele. Poi andiamo ad accontentare anche Raffaele, che è un mio aficionados, perché mi segue sempre e lo ringrazio. E andiamo a vedere il Silver. Silver.
come sull'oro, sull'Uber, ero positivo, anche qui per il semplice fatto che sui minimi del flash crash e se vogliamo, diciamo, togliere quel che non sappiamo fino a che punto sia attendibile, dopo 2 giorni comunque ha fatto un minimo reale, diciamo così, il 10 di luglio, anche in questo caso avevamo finito i giorni sia del secondo mensile sia del trimestrale ed eravamo in piena diciamo standard ottimale per poter il primo semestrale dell'annuale in corso. Per cui questo le qua dei target importanti di, diciamo, a cui è arrivato a 15-23 avevamo un discorso, se non mi ricordo male, di proiezione a 15-54. A questo livello non è mai stato chiuso, non è mai stato toccato, ma abbiamo in chiusura abbiamo toccato 15 e 37, quindi eravamo molto molto vicino, non è stato rotto, per cui tutti questi dati io direi che ci suggellavano, quindi sì, ci confermavano il fatto che ciclicamente il mercato fosse pronto a rovesciarsi, a rialzarsi. Adesso ha fatto 2 bei movimenti che mi sono piaciuti molto, ha fatto una bella 1, 2, secondo me ha fatto la 3, io avevo messo questo segmento per vedere come ha messo, si è fermato, ha fatto un outside che di solito mi dà, diciamo, le due interpretazioni, può essere l'esaurimento di questo movimento, ci sarebbe, quindi dovrebbe fare la 2 di questo movimento rialzista, oppure può farmi semplicemente lo stono per la continuazione sopra questa trend, diciamo, di supporti. Vediamo se qui abbiamo un riferimento numerico importante rispetto a quelli che abbiamo già dato. Il riferimento che abbiamo in questo caso sarebbe quello di 16,97 come obiettivo di questo secondo rialzo. Guardate come vi ho dato l'altra volta il livello di 16,63 e ieri, nella giornata di ieri, ha fatto 16,62 di massimo. Quindi, ancora una volta, le nostre barre orizzontali hanno un suo perché. Penso di aver a questo punto risposto a tutti. Vediamo. Direi di sì. Per cui io vi saluto, vi ringrazio della grazia che la guarderà anche in registrata e vi aspetto a settembre. A questo punto, buone vacanze a tutti e cercate di guadagnare tanto, ma state attenti al money management, non rischiate di più di quello che il vostro conto vi permette di fare. Ciao a tutti, buona serata.